Buongiorno a tutti e ben ritrovati su Libro Aperto, la vostra Maika con voi per partecipare proprio oggi a Review Party di Un matrimonio inaccettabile di Simona Ljubičić. Eccolo qua, vi faccio vedere immediatamente la cover. Si tratta di un romance storico ambientato proprio nel fine 800, in piena epoca vittoriana. Allora, andiamo a leggere insieme la recensione. Una festa tanto agognata dalla marchesa di Mansfield e dalla baronessa di Claremont, che avrebbe visto le rispettive famiglie unirsi con un fidanzamento di convenienza, a cui sarebbe seguito un matrimonio benedetto dalla regina Vittoria. Potere, possedimenti, ricchezza e titolo, una posizione di prestigio e l'uomo più affascinante e infedele di tutta Inghilterra. Ma nessun problema per Aislinn, che è stata educata a obbedire per diventare una moglie accondiscendente. Il promesso, dal canto suo, seppur consapevole della posizione di vantaggio, è assolutamente disgustato al pensiero di una vita accanto a Ninetta, una donna senza spina dorsale. Se da un verso è libero di gioire dei piaceri della vita, solo il pensiero di accoppiarsi per concepire un erede, e se non bastasse una volta sola, pensiero assolutamente da accantonare. Per dimenticare c'è chi beve o chi va a caccia. Quali siete le due? Siete Lady Lisbeth? Perché ne siete così certo? Perché avete una scintilla di impetuosità che vi contraddistingue da vostra sorella. Lei non mi avrebbe mai risposto così. Catherine è una gran brava persona, milord. È migliore di me in tutti i sensi. Mia sorella non si troverebbe mai in una situazione del genere, a differenza di me. Forse allora non sa cosa si perde. Uguali, pieni di sé, consapevoli di possedere fascino da usare a proprio vantaggio. Per Lord Christian Howells, potrebbe rappresentare la giusta scelta, Lisbeth, eppure è proprio l'animo ribelle e altruista della gemella a cogliere l'attenzione. Carattere battagliero, testa alta e sguardo di sfida, così si pone Kat nei confronti dell'uomo che una donna della sua posizione neanche dovrebbe guardare. Eppure anche la figlia di un baronetto ha accesso ai salotti londinesi, ma per Lady Lorraine una mezza sangue non sarà mai all'altezza del loro rango. Quindi Lady Aislinn sarebbe una squallida ombra mentre Lady Catherine incarnerebbe i tuoi desideri. Ma eravamo rimasti appartati in un angolo ad assistere a certe sconcerie, a cui sarà il caso di porre rimedio. Lungimiranza, un piano adeguato e la scelta che più aggrada avvicina il marchese ad un matrimonio non più di convenienza, e se anche riparatore è necessario togliere un chiodo fisso. Ho deciso di girare le carte a mio favore, sposerò chi dico io. Infatti, nonostante Christian fosse consapevole dell'inganno, coglie il guanto di sfida e si avvia verso il sentiero più irto, dove lo aspetta la conquista più difficile della sua vita. Sarà proprio questo a stimolarlo? O solo questo a stimolarlo? Io sono Catherine Chevalier e tu non riuscirai a piegarmi, Christian. Non pensate che il romanzo finisca così, con un matrimonio riparatore, dove infine si scopre un sentimento profondo. Sicuramente avrebbe soddisfatto il palato di molti, ma la Ljubičić non si accontenta e vuole sorprendere ancora il lettore con un paio di colpi di scena, conditi da invidie, tranelli, sabotaggi e tanto altro. Kat è quella di sempre, indomita, solo che in lei è accorso un sentimento nuovo, a cui vorrebbe dar pace, corrispondendolo non solo con il richiamo del corpo, lei vuole il cuore e l'anima di suo marito. Se finora abbiamo amato la protagonista per il modo di distinguersi alla sorella, da qui in poi anche Christian, che finora ci ha imbambolato con ogni movimento fluido dei capelli, con i suoi sguardi ammiccanti e con certe proposte, mostrerà molto altro di sé. Era necessario prendere consapevolezza ai sentimenti per arrivare all'epilogo. Meravigliosi protagonisti, l'ambientazione da sogno, la scrittura ricercata da Ljubičić che nell'insieme creano un vero capolavoro. Rispettosa alle etichette, affrontato con minuzia ogni piccolo dettaglio senza lasciare adito a dubbi. Convincenti tutti i personaggi,
La perfidia di Lady Lorraine vi entrerà nelle ossa, la sentirete pungervi tanto da odiarla e stimolare in voi la voglia di vendicarvi. A far da contraccolpo Lady Daisy, donna virtuosa e mamma amorevole. Lisbeth è una continua sorpresa che spero verrà approfondita dall'autrice in un secondo tempo. Lettura consigliata perché vi sentirete in una continua bolla in cui si sogna, spera, ci si indigna, ma soprattutto si ama. L'aura di Christian vi sorprenderà in ogni momento della giornata, entrando nella quotidianità come un chiodo fisso. E quando i personaggi restano così sotto pelle, significa che hanno saputo trasmettere le emozioni. Da non perdere perché non è mai tardi per trovare la retta via, per capire quando è il momento giusto per abbattere le proprie resistenze, per andare oltre, al di là delle apparenze e delle etichette, di ciò che gli altri si aspettano ma che rendono noi infelici. Da leggere perché dovete fidarvi se vi dico che vi trasformerete in un maratoneta tra le pagine e perché poi ne vorrete molto e molto di più. Ora fate una cosa, convincete la Ljubičić a dare vita alla storia di Lisbeth e potrete capire solo avventurandovi tra le pagine di un matrimonio inaccettabile. Wow, che dirvi? Allora, guardate, io sapendo la partecipazione dei più parti, di solito faccio la recensione immediatamente, ma avendo già il file... Mi ispirava troppo e quindi l'ho letto più di una settimana fa. È come se l'avessi letto ieri. Quindi è per questo che vi parlo di emozioni. La recensione l'ho finita proprio ora. Per dirvi che io ho ancora l'immagine davanti a me di ogni scena, veramente di ogni scena, da quella iniziale che è molto conturbante e che è un. Io pensavo addirittura che fossero quelli i protagonisti perché non leggo mai la sinossi, fino alla scena con Lisbeth, ma quando arriva Kat sulla scena sarà qualcosa di meraviglioso. Sembra esistere veramente un film. Sta ragazza con questa capacità di. C'ha anche un istinto molto protettivo dei suoi familiari, quindi. La scelta che lei farà sarà per proteggere la sorella. E quindi lei si condanna inizialmente a un'infelicità, che invece non. E ancora non sa che invece sarà il suo epilogo da sogno. Però guardate che i colpi di scena saranno tantissimi, non credete che sarà un matrimonio riparatore. Adesso andiamo lì in chiesa il 15 di. No, non sarà così assolutamente. Quindi quando vi rilasserete un attimo, forse abbiamo trovato il giusto equilibrio, ma poi vedete che mancherà ancora molto alla fine e cosa può succedere? Di tutto. Quindi io vi consiglio di leggere Un matrimonio inaccettabile di Simona Ljubičić, di cuore, veramente. Vi invito a seguire l'autrice sui social, vi invito a seguirmi sul blog e sul canale YouTube. Trovate tutto il mio nome, Maika Medici, il blog a libro aperto e c'è anche il gruppo di a libro aperto. Vi saluto così, vi auguro buona giornata e ci vediamo prestissimo.